in stagione così l'avrà impegnato. Ciao amici, ci troviamo in Valmaira, voilà, ciao, esattamente a Colle del Pret, a 2083 metri. Da qui c'è una ampia visione della Rocca La Meia e siamo nell'altopiano, a ridosso dell'altopiano della Gardetta, che è la meta, la nostra meta di oggi, al rifugio della Gardetta. Nella nostra escursione potremo mirare un paesaggio montano estremamente suggestivo. Ok, andiamo! Ok amici, allora è circa un'ora e mezza che camminiamo all'incirca e stiamo attraversando un altopiano dove è presente, come si può vedere, è presente una specie di mungitoio portatile. Le mucche vengono munte qua direttamente al pascolo. Più latte fresco di così non credo si possa. Questo è proprio un mungitoio portatile, direi quasi volante. Allora raga, come va? Benissimo, eh? Benissimo, anche se siamo meraviglioso. Simo, tutto ok? Anche se siamo sotto il sole, c'è bello fresco, siamo quasi a 2000, quasi a 2004, quindi ci sta bene. Ok, il rifugio della Gardetta ci aspetta. Ok raga, ci siamo, siamo arrivati al rifugio. Adesso pranziamo, ci siamo, Finalmente siamo riusciti qua a pranzare al rifugio della Gardetta. Una birra e due polenta e spezzatino. Il massimo. Buon appetito. Buon appetito. Ed ora il dolce, un buonissimo strudel. Allora, dopo un abbondante pranzo al rifugio ristorante della Gardetta, ora per smaltire tutto ciò che abbiamo assimilato, andiamo al colle della Gardetta, che è proprio una sorta, da qui si vede, una sorta di sella dove si avrà una visione panoramica anche della vallata e del rifugio. Ok, tutto bene voi? Benissimo. Simo, tutto a posto? Ok. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Eccoci qua. Allora, qua siamo al colle della Gardetta, al passo della Gardetta. Passo della Gardetta 2437. Spettacolo. Ecco, ok. Simo, vieni, guarda qua che spettacolo. Qua siamo al passo della Gardetta. Da qui si ha l'accesso ad altre mete. Colle dell'Ichianusa, colle di Roburent e anche al passo di Rocca Brancia. Questo è un viadotto. Spettacolo. Siamo a 2437 metri. Una parentesi per Mauro.
ci portiamo anche a te, qua. Tranquillo. Vedrai che spettacolo. Nel ritorno giù del Giro ad Anello al rifugio La Gardetta attraversiamo un tratto dove è presente una casermetta, molto probabilmente usata durante la Seconda Guerra Mondiale come avamposto o di confine o di protezione. Entriamo, dai, andiamo a vedere questa casermetta. Del Vallo Alpino. Cosa sia, poi lo devo ancora scoprire. Qualcuno dice all'interno che sembra quasi ben tenuta. Sì, l'hanno ristrutturata. Eh sì. Eh sì. Una casermetta di avamposto militare. Ok, siamo ritornati giù al rifugio della Gardetta, ora facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo giù lo stradone per tornare a Colle del Prete. Ok. Of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the flame? Se tu la vedi, sì. No, no, qua. No? Sì. E poi non è qua. Se non l'avessimo sentito con i nani, guardala, guarda. Ok, abbiamo visto anche le nostre amiche marmotte che ci hanno salutato. Questo ambiente è pieno di marmotte, allora ambiente naturale. Benissimo. Ok amici, allora siamo dal ritorno del rifugio della Gardetta, dall'altopiano della Gardetta. Adesso ci apprestiamo di nuovo a ritornare a Colle del Prete, dove c'è il caseificio dove fanno il formaggio, il nostrale della Gardetta. Molto buono e un po' lo compreremo. Comunque, come di consueto, per riassumere, per venire in questo meraviglioso ambiente, noi vabbè, ne veniamo dal comune di Bagnolo Piemonte e comunque anche chi dovesse venire dalla Liguria deve incanalarsi comunque nella Valmaira, abbastanza semplice da trovare. Poi bisogna proseguire, a un certo punto svoltare sulla sinistra per Canosio e poi andare su. Allora, quando si arriva ci sono due parcheggi. Il primo è alla base e si posteggia e volendo si può usufruire della navetta che porta fin su al Colle del Prete, appunto. Oppure, se c'è posto nel parcheggio superiore, è un po' limitato, quindi bisogna arrivare abbastanza presto. Se c'è posto, si può arrivare al posteggio superiore facendo molta attenzione perché la strada è un po' stretta, bisogna essere un po' pratici a guidare. Ok? Comunque, una volta arrivati qua, poi ci sono le indicazioni a livello dell'agriturismo, c'è un agriturismo, ci sono le indicazioni e seguire le indicazioni per il rifugio e l'altopiano della Gardetta. Seguendo non ci vuole tanto, noi ci abbiamo messo circa 1 ora e 40, ma prendendola con calma, facendo video
anche riposandoci durante il percorso. Ok? Allora, vi rimandiamo alla prossima avventura e un saluto a tutti, mettete un mi piace quando lo vedete. Ciao raga! Ciao! Thank you.